La Juventus è impegnata nella tournée estiva americana per cercare di prendere minutaggio e confidenza con quello che è la nuova stagione, una stagione che deve vedere la Juventus protagonista. L'ha detto Max Allegri, dobbiamo competere per il titolo, non possiamo più fare passi falsi. Ecco che quindi la Juventus cerca delle nuove soluzioni. Cerca anche dei nuovi giocatori per poter dare nuova linfa vitale a questa Juventus. Occhio perché in attacco si sta muovendo qualcosa. Scopriamo cosa succede. Io però prima vi ricordo intanto di supportarci chiaramente. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche. Inoltre, come vi dico spesso, molti di voi guardano i video senza essere iscritti, perché è un canale totalmente gratuito, non c'è nessun abbonamento, nessun costo, niente. Dove semplicemente iscrivervi e poi avere tutto in maniera del tutto gratuita. Non c'è davvero nulla, c'è soltanto da seguire i nostri contenuti che andranno avanti per tutto l'anno. E allora andiamo alla notizia, perché c'è una Juventus che in tournée sta cercando di fare un po' di esperimenti, cercando di capire quali saranno le soluzioni più adatte per questa Juventus da un punto di vista tattico, e c'è una Juventus che sta chiaramente cercando una soluzione per quanto riguarda le fasce, perché posto che lì davanti la punta chiaramente fondamentalmente è Dusan Vlahovic, a investimento importante, importantissimo per questa Juve, posto che a destra o comunque al suo fianco ci sarà sempre quell'angel Di Maria che avrà il compito di supportarlo in tutto e per tutto. Dall'altro lato, col punto interrogativo Federico Chiesa, ecco che bisogna trovare una soluzione. Il mercato aveva proposto quello che è il nome di Kostic, un nome che un po' si è in qualche modo affievolita la fiamma che poteva portare il serbo a Torino. Ci sono stati anche i nomi di Zaniolo. In questo momento però Allegri sta rispolverando una situazione che aveva già provato lo scorso anno, ma che ci sono dei movimenti strani. Perché c'è un giocatore che fino ad ora è stato quasi totalmente, ripeto, totalmente scartato dal nuovo progetto Juve, che però descrivono un Moise Kean in una forma non soltanto strabiliante agli occhi di Max Allegri, ma anche di tutto quello che lo staff, che da un punto di vista medico e fisico segue la Juventus, perché è chiaro che queste continue voci di mercato che vedono tanti giocatori alla Juventus come vice Vlahovic, come esterno, hanno in qualche modo caricato il ragazzo che dopo un'annata disastrosa, perché usiamo i termini giusti, l'annata di Kean è stata disastrosa perché si è arrivato come post Cristiano Ronaldo e hai fatto peggio dell'ultimo attaccante che poteva arrivare dalla Serie B, hai fatto una stagione mortificante. Questo quindi cosa ha portato in lui? Probabilmente un qualcosa in più da un punto di vista motivazionale, motivazioni che sappiamo che nel calcio sono importantissime, sono forse uno dei primi fattori su cui lavorano le società. Kean quest'anno ha fatto male, ma la Juventus voleva piazzarlo. Era tornato un anno fa con la formula del prestito biennale oneroso, 3 milioni lo scorso anno, 4 milioni questo e poi l'obbligo di riscatto finale che era fissato a 28 milioni di euro. Juventus quindi cercava una soluzione per poterlo piazzare e quindi si era parlata dello scambio con Paredes prima, con Jorginho dopo, con Zaniolo poi, varie soluzioni che però non intrigavano mai, anche perché fondamentalmente per poterlo scambiare dovevi prima riscattarlo per intero, anticipando la spesa, e quindi oltre ai 4 che tu quest'anno devi pagare per il prestito dovevi pagare i 28, quindi diventavano 32 milioni di euro da sborsare quest'estate per poi darlo a qualche altra squadra. In questo momento però trovare una soluzione per lui non è facile, e quindi gli acquirenti non sono tanti, anche perché queste settimane tra Pogba e De Ligt, diciamo che non c'è stato molto tempo per parlare di Kean, che è un prodotto dello staff di Raiola e quindi della Pimenta. C'è stato qualche interessamento del West Ham, c'è stato qualche interessamento del Fulham, però non c'è stato un approfondimento concreto, cioè non siamo arrivati al tavolo delle trattative per dire ok, cosa chiedete, ok, cosa offriamo. E di fatto Kean in questo momento, viste le difficoltà che fino ad ora ci sono state, la Juventus intanto ha pagato i 4 milioni del secondo anno di prestito, ed è, diciamo, un passaggio importante. È vero anche però che in questo momento lui sta dimostrando grande attaccamento alla maglia, ma soprattutto grande convinzione nel voler convincere Max Allegri, che lo sta provando fondamentalmente come esterno a sinistra, o in un 4-3 o in un 4-2-3-1, perché questa sua forma fisica, che in questi giorni sta sembrando davvero strabiliante, sta portando la dirigenza e Allegri a dire
calma, prima di pensare alla cessione, datemi qualche giorno per valutarlo in quella zona di campo lì. Perché? Perché Ken a inizio anno potrebbe essere assolutamente fondamentale in vista del ritorno di Federico Chiesa. Dove? Sull'audi destra. E quindi un attacco con Ken, Vlahovic e Di Maria potrebbe essere una soluzione per me, Massimiliano Allegri, per poter risolvere quel problema che ho a sinistra. E quindi aspettare con calma Chiesa e mettere al fianco di Vlahovic quella punta che a me serve, perché nell'idea di Allegri nel 4-3 ci vuole un esterno a tutta fascia o comunque un giocatore molto tecnico che deve fornire assist per Vlahovic, ma dall'altro lato Allegri vuole un Morata, per intenderci, cioè una punta che a supporto di Vlahovic possa riempire l'aria. E in questo Ken potrebbe essere un'ottima soluzione. È chiaro che il Ken dell'anno scorso no. Cioè, il Ken visto lo scorso anno, tutti siamo d'accordo nel dire anche no. Il Ken che però stiamo vedendo in questi giorni alla Continassa e che sta vedendo Allegri alla Continassa e anche nella tournée americana, cioè lo ha visto alla Continassa e ora lo sta vedendo alla tournée americana, è un Ken che sta facendo vedere qualcosa di nuovo rispetto allo scorso anno. Perché probabilmente lo scorso anno lui è arrivato, ma un po' come, vabbè, è arrivato a fine mercato, la Juventus era già bella che pronta, l'andazzo non era granché lo scorso anno. E diciamoci la verità, l'entusiasmo dello scorso anno era, a inizio anno era pari a zero. L'addio di Ronaldo a fine anno, l'arrivo di Ken al suo posto, quindi già aveva i mormori di uno stadio che sentiva Moise Ken al posto di Cristiano Ronaldo quando venivano elencati i giocatori titolari. Un Allegri che fin da subito non l'ho visto titolarissimo. Oggi però, dai, Subero può diventare una soluzione. Una soluzione sia come esterno a sinistra per aspettare Chiesa, sia come vice Vlahovic quando appunto Vlahovic deve riposare, quando deve rifiatare un po'. È una soluzione che la Juventus sta cercando di capire. L'atteggiamento però deve essere diverso. Cioè Allegri ha fatto un discorso chiaro al giocatore. Io ti chiedo un atteggiamento totalmente diverso rispetto allo scorso anno. Se tu mi dai delle garanzie che l'anno scorso non mi hai dato, potresti rimanere, questo campionato ti potrà servire per convincermi e tu, Ken, che hai solo 22 anni, puoi ancora ritornare quello che avevi fatto credere qualche anno fa, cioè un possibile crack del calcio europeo. Gli anni hanno dimostrato che non lo è stato e probabilmente non lo sarà, però ha ancora 22 anni e quindi Allegri ha ancora la speranza di vedere lui un giocatore che magari ancora non si è formato, perché io ho come l'impressione che in Ken uno dei problemi concreti sia la personalità. Cioè è uno di quei giocatori che a tratti lo scorso anno mi ha dato l'impressione di essere un Bernardeschi 2.0, non da un punto di vista tecnico, tattico, ma da un punto di vista caratteriale. Cioè uno di quei ragazzi che hanno in testa tanto e in questo tanto il calcio è una piccola percentuale. Bernardeschi, io per anni ho detto questa cosa, in Bernardeschi ho avuto la conferma quando a 28 anni va a Toronto. Da lì capisco che lui, che è un tipo un po' particolare, decide a 28 anni di dedicarsi totalmente ad altro, perché andando a Toronto lui può fare la sua vita, può giocare a calcio quasi per hobby e poi nel frattempo può coltivare tutti gli altri suoi interessi. Lo stesso ho l'impressione che sia in Ken, però Ken ha 22 anni e quindi in qualche modo può lavorarci Allegri. Questo potrebbe essere una soluzione. È chiaro che molti saranno in disaccordo con questo discorso dicendo ma Ken non ci convince molto, lo scorso anno è stato disastroso, quest'anno chi ci dice che sarà meglio? Avete ragione. Però in questo momento è difficile da piazzare, perché la scelta dello scorso anno, io continuo a dire che quella scelta di Ronaldo ha condizionato non solo l'annata, ma anche la scelta del sostituto, che è stata sbagliata. Possiamo dirlo tranquillamente con Ken. La Juventus vuole risolvere. Come? In questo modo. Vedremo se andrà a fine così, soprattutto vedremo se riuscirà a convincere qui all'inizio del campionato Max Allegri a rimanere alla Juventus. Cosa ne pensate? Moise Ken merita una chance, soprattutto come largo a destra, quindi giocatore che può partire da sinistra, con a destra Di Maria e con al centro Vlahovic? Ditemi la vostra qui sotto.